Buonasera e ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con Video Senigallia News. C'è grande attesa per l'inaugurazione di Via Carducci dopo i lavori di ristrutturazione che si sono conclusi ormai da qualche tempo. Il taglio del nastro ufficiale è stato fissato per domenica 26 marzo, come ci spiega il sindaco di Senigallia, Luana Angeloni, intervistato per noi da Michele Pinto. Sarà una giornata di festa cittadina, domenica 26 marzo, perché restituire Via Carducci al quartiere Porto e alla città è veramente un grande traguardo. Si inserisce in questo progetto di riqualificazione urbana che stiamo portando avanti da anni e che sicuramente ormai comincia a vedersi nei suoi effetti. Via Carducci è diventata veramente molto bella e la prosecuzione del corso anche attraverso il rifacimento del ponte 2 giugno e l'augurio è che possa tornare a vivere con le attività commerciali che si rinnovano, con l'animazione culturale, con la presenza di residenti e di gente che frequentando la via chiaramente ecco, la rende viva e vitale. E è un impegno da parte nostra affinché con questo primo inizio, insomma, tutto il quartiere possa riqualificarsi e anche un invito ai privati, ai proprietari delle abitazioni, di fare ognuno la propria parte perché il quartiere Porto torni a svolgere quella funzione che ha sempre svolto nella storia della città. E cambiamo adesso argomento, ci spostiamo sul lungomare perché per Pasqua l'Arenile sarà pronto per accogliere i primi avventori. A rassicurare sui lavori di pulizia già iniziati e di rifacimento che prenderanno il via nei prossimi giorni è l'assessore ai lavori pubblici Maurizio Mangialardi, che interviene anche rispetto al fenomeno dell'erosione, ribadendo che non verranno posizionate altre barriere fisse, cioè le scogliere, nel rispetto della legge regionale che ha individuato come area protetta tutto il tratto costiero compreso tra il porto di Senigallia e Marina di Montemarciano. Il suono delle campane di tutte le chiese di Corinaldo ha annunciato la nomina ufficializzata dal Papa Benedetto XVI a vescovo di Iesi di Monsignor Gerardo Rocconi, nato a Corinaldo il 14 novembre del 1949. Rocconi è attualmente vicario generale e titolare delle parrocchie di Sant'Angelo e Filetto di Senigallia. Anche il vescovo Monsignor Giuseppe Orlandoni, vescovo di Senigallia, ha espresso i migliori auguri al sacerdote per il nuovo incarico. Monsignor Rocconi subentra a Monsignor Oscar Serfilippi, vescovo di Iesi, da tempo purtroppo afflitto da problemi di salute. E passiamo allo spettacolo. Domenica mattina il team Diablo ha portato la città di Senigallia in TV con l'esibizione di danza sportiva ispirata al film Moulin Rouge e a 007 all'interno della trasmissione Mattina in Famiglia condotta da Tiberio Timperi, Adriana Volpe e Antonio Lubrano. I ragazzi del team Diablo hanno partecipato con successo al Trofeo delle Regioni nella trasmissione di Rai 2 Mattina in Famiglia. I giovani ballerini di Senigallia hanno vinto la prima manche, ma il televoto non li ha decretati vincitori nella seconda. Nessun rammarico però perché sicuramente il team Diablo ha ottime speranze di poter essere ripescato. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, uno sguardo adesso alle previsioni del tempo. Se cerchi la convenienza, la qualità, la comodità per i tuoi acquisti, Centro Commerciale Il Maestrale a Cesano di Senigallia. Una grande realtà per lo shopping con 50 negozi. Una grande realtà per la spesa con un ipermercato Ipercoop. Centro Commerciale Il Maestrale. Grande e vicino. Strada Statale Adriatica Nord, Cesano di Senigallia. Nei prossimi giorni su Senigallia è previsto cielo parzialmente nuvoloso con possibili rovesci piovaschi, temperature stazionarie le minime e le massime comprese tra 8 e 12 gradi. Al Frantoio Belfiore, la spremuta delle olive è una tradizione più che centenaria. Con grande passione si lavora, valendosi di tecniche antiche tramandate da generazioni. La spremitura delle olive avviene sempre rigorosamente a freddo. La terra argillosa collinare ed il clima mite di mare donano all'olio Belfiore un inconfondibile raffinato aroma, quasi un profumo di storia locale. Al Frantoio Belfiore assaporerete il gusto della tradizione centenaria del paese di Scapezzano, dove storia e cultura si fondono con l'amore per la terra. Parole magiche, parola mia d'onore, le più struggenti parole.